pochissimi giorni e già c'è un impegno durissimo perché è vero che non bisogna guardare gli altri, ma in licenza si non spera anche nelle disgrazie altrui, non se ne va fuori e quindi insomma il risultato del cosente in qualche modo ha forse influito sull'umore, punto di domanda, e come lei vive questo momento. Ha influito sull'umore, forse sì, però ho parlato con i ragazzi, abbiamo parlato con i ragazzi, gli abbiamo spiegato che dipende in primis sicuramente da noi. Noi abbiamo un unico obiettivo, e cioè giocare queste quattro partite prima di arrivare a due partite importantissime che sono i play-out. Per cercare di portare a casa sempre il punteggio pieno. Abbiamo degli scontri importantissimi, uno è quello di lunedì. Dobbiamo pensare partita per partita, però giocheremo queste partite per cercare di portare a casa il bottino pieno, non possiamo fare altrimenti, quindi il nostro obiettivo è giocarci queste gare per vincere con la mentalità di una squadra che ha bisogno di ottenere punti in tutti i campi, in tutti i modi. Quindi sì, il risultato del Cosenza è un risultato importante, ma noi non abbiamo tante scelte, noi dobbiamo giocare le partite per vincere e lo faremo, inizieremo a farlo da lunedì. Il fatto di non avere tante scelte, lo dicevamo anche prima con Brocchi, perché più si è andati avanti, più il margine di errore si assottiglia. Adesso veramente il margine di errore è azzerato. Questo quanto può pesare? A me non fa altro che stimolare questa cosa. Se io sono venuto qui è perché ho valutato tutto quanto e ho valutato che questa è una squadra che può fare risultati importanti. Ieri gli ho dato uno stimolo che è quello di guardarsi un attimo perché secondo me questa è una rosa di giocatori forti, è una rosa di giocatori importanti, una rosa di giocatori che hanno tantissima esperienza. È una rosa che può fare risultato contro tutti. Se poi analizziamo il Cosenza che batte il Benevento all'ultimo minuto, vuol dire che, come al solito, il campionato di Serie B è un campionato che i livelli sono molto, molto alti. Quindi, se Cosenza batte il Benevento, noi dobbiamo partire alla volta, prima cercare di battere il Perugia e poi penseremo alle altre partite una alla volta, però non abbiamo altre strade, insomma. Come ha trovato la squadra in questa settimana di lavoro? Beh, il primo giorno io ho giocato a calcio, quindi in un anno a Napoli mi sembra di averne cambiati 5 di allenatori, figuriamoci quanti ne posso aver cambiato nella mia carriera, e il primo giorno di allenamento è sempre un giorno difficile. C'è sempre chi è legato, fondamentalmente siamo professionisti e ci vediamo alle persone, quindi il primo giorno è sempre più complicato. Però è un paio di giorni che li ho visti, che li vedo bene, che stanno lavorando. Questo è un gruppo che per assurdo lavora tantissimo, è concentrato, io lo trovo di concentrato. A parte il primo giorno che c'era un po' di tristezza, tra virgolette, negli ultimi 2 giorni la squadra è andata forte, è andata crescendo anche nell'assimilare quei pochi concetti che posso dare in pochi giorni, insomma. Che concetti ha dato allora? I concetti sono semplici, li ho già detti qua. In questo momento abbiamo il dovere di conquistare la palla più in fretta possibile, perché se vogliamo far partita dobbiamo essere noi a riconquistare la palla. Questo era un dato che era molto basso nella squadra, nel Vicenza era un dato molto basso, avevamo il recupero della palla abbastanza lungo e quindi ho cercato di lavorare su questo, come ho cercato di lavorare con possesso palla sull'occupare bene lo spazio e dare ampiezza a questa squadra. I concetti sono quelli, abbiamo lavorato su qualche concetto difensivo, abbiamo lavorato su qualche concetto offensivo. Però sono stati giorni impegnativi su cui abbiamo dovuto per assimilare quei pochi concetti, insomma, non possiamo stravolgere, no, non, non
concetti sono chiari, li abbiamo già visti perfettamente. Io ho intervistato Gianni Lopez, che lei conosce benissimo. Peraltro mi ha detto che è bravissimo come difensore centrale al suo fianco, coppia eccezionale. Chiusa parentesi, mi ha detto, Lopez l'ha anche scritto sul giornale, che lei fa un calcio molto aggressivo, però c'è da chiedersi se con i giocatori che ha e con la situazione che è venuta a trovare lei riuscirà ad applicare. Me l'ha detto molto dubbioso. Beh, però non è detto che bisogna fare una cosa sola. Si può in momenti della partita, in determinate circostanze, cercare di rubare la palla nella zona avanzata del campo nostra, come in alcuni momenti ritirarsi e metterci in attesa per cercare di ripartire. Quindi le cose si allenano tutti, i giocatori devono essere molto bravi a capire quando è il momento di poter andare a pressare, cercare di rubare palle e quando si deve stare in attesa, perché magari c'è il momento che la squadra avversaria ha il pallino del gioco. Non possiamo pensare che nel 2022 ci sia una squadra che pressa 95 minuti, che va in avanti 95 minuti, quindi abbiamo lavorato sotto questo punto di vista. Occupare spazi, occupare palle, vuol dire giocare a due tocchi, vuol dire correre. Ha trovato la squadra in grado di saper correre per ottenere questi due risultati, questi tre risultati. È vero quello che dice lei, ma se si occupa bene lo spazio e si occupa bene il campo ci vorrebbe meno rispetto a se si occupa in modo errato, se non ci sono le distanze giuste si fa più fatica. Se io vado ad analizzare i dati dei GPS ci renderemo conto che le squadre che hanno il pallino del gioco corrono di meno rispetto a quelle che non hanno la possibilità che hanno solo la possibilità di difendersi. Quindi il Vicenza è una delle squadre peggiori sotto il punto di vista della riconquista palla, e quando la riconquista in brevissimo tempo la perde, e quindi alla fine della partita questi valori ti fanno correre di più rispetto al fatto di tenerla. Possiamo cambiare questo in 5 giorni, 6 giorni? No, è impensabile. I ragazzi sicuramente si devono mettere del loro, però sono concetti che abbiamo provato a mettere in questi giorni. Ripeto, i ragazzi sono stati veramente molto concentrati e disponibili. E sono convinto che lunedì la partita sotto il punto di vista mentale e fisico verrà fatta. Questo è il fatto di andare a recuperare la palla aggredendo, magari presuppone di correre 20 metri in avanti piuttosto che 20 metri indietro. In una squadra che ha subito così tanti gol è facile questo cambio di mentalità? Sì, non è andare sicuramente a complicare la vita ai difensori. La differenza la fa se una palla è aggredita e quindi che la linea deve stare corta, la linea difensiva deve stare corta. Se è una palla che è libera e scoperta, naturalmente la difesa non la voglio bloccata a metà campo, perché sennò sarebbe un suicidarsi, ecco. Quindi quando si lavora su due concetti semplici è logico che ci sono le contromosse da andare a analizzare. Noi questo ho avuto il tempo di farlo questa settimana, ecco. Avete lavorato anche su soluzioni da fermo, correre funzioni, che è un altro tallone d'Achille della squadra. E manca un allenamento, io di solito l'ultimo allenamento, la rifinitura, la classica rifinitura la uso per questo, e quindi lo faremo da domani. Domani faremo il lavoro tutto improntato su questa cosa. In una settimana in cui ha dovuto concentrarsi molto sul Vicenza, è riuscito anche a preparare la partita in relazione all'avversario, che è un avversario in forma, e lei è anche un ex, mi pare. Sono molto concentrato, come vi ho detto il primo giorno che ci siamo conosciuti, sulla mia di squadre, però sì, abbiamo lavorato su, come fanno tutti i miei colleghi, su punti forti e punti deboli che può avere il Perugia. Il Perugia è una squadra, Alvini è un allenatore, il Perugia è la sua squadra molto aggressiva.
sono la squadra numero uno nelle statistiche per il recupero palla, un recupero palla brevissimo, e quindi dice tutto, questo dice già tanto. Sono una squadra molto aggressiva, molto, molto brava ad andare uomo contro uomo, però è una squadra che se si esce dalla situazione di pressing è una squadra che gli si può far male, quindi abbiamo lavorato su, naturalmente, i principi nostri rimangono, però insomma si adattano poi in base all'avversario. Senta, parliamo un attimo di formazione, continui torna in porta? Come? Non ho capito la domanda. Parliamo un attimo di formazione. Per forza dobbiamo parlare di formazione. Guardi, vogliamo dare dei vantaggi. No, vabbè, però siccome rompo l'anima a tutti, se non lo faccio con lei sembra quasi che ho una preferenza. Allora, di allora le rispondo come ho sempre risposto a tutti, che io la formazione la faccio la mattina verso le 4:30 prima della gara, perché tanto non dormo mai e decido alle 4:30 se fa giocare continui oppure no. Senza parlare di formazione, solo una domanda, una curiosità mia, lei conosce molto bene Freddy Greco, ovviamente. Assolutamente. È un ragazzo giovane di cui si dice un gran bene, ritiene che possa essere utile inserito in questo gruppo? Assolutamente. La sua giovinezza, la sua freschezza, la sua... Assolutamente sì, assolutamente sì, e lo terrò in considerazione già per la partita di lunedì, quindi Freddy è a mia completa disposizione e sto valutando tutto. Visto... Freddy è un giocatore che strappa le partite, e strappa le partite vuol dire che ha gamba per accelerare, per far male, è logico che viene da 3-4 giorni di allenamento con i compagni, l'ho visto, ieri gli ho fatto una battuta e gli ho detto ah allora sei arrivato, perché i primi 2 giorni era un attimo, poi è un ragazzo molto per bene, molto timido, e quindi i primi 2 giorni gli ho detto se l'aveva mandato suo fratello, visto che io lo conosco bene, e invece ieri è arrivato Freddy, quello che assolutamente sì, e non possiamo fare altrimenti, perché se la squadra non ha, non il mio coraggio, ma se la squadra non ha coraggio, non possiamo fare quello che abbiamo detto prima, cioè ragionare sul fatto di dover giocare per vincere le partite, di dover giocare per vincere tutte, non una o due. È una cosa complicatissima. Per farlo, per dichiararlo e per provarci ci vuole un grandissimo coraggio. Io sicuramente non mi tiro indietro da una vita, fondamentalmente io non ho giocato a pallone perché ero bravo tecnicamente, io giocavo a pallone perché avevo del coraggio, me lo porto dietro da allenatore, cerco di trasmetterlo, io dico che alla fine le squadre assomigliano sempre al carattere che ha l'allenatore, è bastato vedere, vogliamo parlare di avversari, è bastato vedere il Cosenza all'ultima partita, aveva il carattere di Bisoli, aveva il carattere del suo allenatore, e c'è. Naturalmente questo farlo in 4 giorni diventa complicatissimo, però io se la metterò tutta e i ragazzi ne hanno voglia, perché vedo come si allenano e mi sembra che ne abbiano una gran voglia di provarci. Per quello che riguarda le disponibilità, cioè... Non è formazione, vogliamo sapere... Ho allenato 25 giocatori tutta la settimana, quindi non ci sono indisponibili. Abbiamo avuto qualche problemino con Da Cruz perché è nel Ramadan, quindi quando poi giudichiamo un giocatore bisogna sapere sempre che ci sono delle cose dietro. Quindi...